Ecco, spero che si riuscirà un po' a vedere. Vedete? Un piccolo attrezzino così che costa magari 10 euro. Potete fare questa operazione tranquillamente. Non serve indossare mascherine né guanti. Addirittura la potremmo bere quest'acqua. Adesso io non la bevo perché è quella della cisterna, ma se doveste miscelarla con un'acqua potabile, diciamo, la potreste tranquillamente bere, mischiata con i microrganismi. Adesso noi abbiamo usato 50 ml in 5 litri d'acqua, quindi in 5.000 millilitri, il che ci dà una concentrazione di 1 a 100. Potremmo fare anche 100 millilitri per 5 litri, che ci darebbe 1 a 50 praticamente. La concentrazione di 1 a 50. Questo trattamento è utile così per rinforzare in linea così generale la vitalità delle piante, del terreno. Non è né un antiparassitario né un fertilizzante, è semplicemente acqua con i microrganismi. Sappiamo che le piante assorbono anche per via fogliare, sono in grado di assorbire i nutrienti e tutte comunque le sostanze, un po' come noi. La nostra pelle è in grado di assorbire tutte le sostanze, diciamo, è permeabile, lo stesso avviene per le foglie che assorbono sia l'umidità, l'acqua e tutti i nutrienti, e quindi noi andiamo a dargli questi microrganismi effettivi, li andiamo a polverizzare per bene. È veramente una bella sensazione spargere i microrganismi, perché non c'è nessuna protezione da mettere in pratica, diciamo, per proteggersi dai microrganismi. E dico sempre, poi non c'è neanche da pensare che i microrganismi facciano i miracoli, e i miracoli non li fa nessuno. Come pensavo anch'io all'inizio della mia esperienza, diciamo, quando guardavo i video di questi giapponesi che spargevano i microrganismi effettivi, mi immaginavo così che avrei avuto grandissimi raccolti e zero problemi. Non è così, i raccolti non sono enormi, almeno all'inizio. Sono molto utili per tutti i processi, diciamo, anche e soprattutto all'interno del compost. Questo è un tramonto, sono quasi le 9 di sera, siamo a fine agosto, quindi è già un miracolo che ci sia ancora questa luce e queste temperature. È stato un agosto caldissimo e con queste immagini vi lascio un cordiale saluto. E un arrivederci al prossimo video da Bimbo Natura.